Buongiorno ragazzi, buon lunedì. Siete appena usciti dall'ascensore, qui siamo al quinto piano 20 ed è dove riceviamo tutti quanti gli assicuratori che un giorno, dopo che ci avranno liberati, verranno qui a fare la scuola, a fare gli open day, a fare i master, a fare tutte le cose fighissime che organizzeremo. Qui c'è la reception, qui c'è l'ufficetto dei contratti. Qui vi faccio vedere, siamo ancora in alto mare perché è la sala dove dobbiamo ancora fare un sacco di lavori. Chiudiamo che stanno lavorando. Qui dentro c'è una bellissima sala riunioni e tutta la sala video dove noi inseriamo i ragazzi all'interno di un posto dove possono fare dei video fighissimi, personalizzati. Abbiamo tutta la cabina regia, una roba strepitosa. Andiamo di qua. Di qua c'è la sala del break, ma stanno lavorando. Qui dentro invece c'è la saletta. Vieni, vieni, vieni. E qui vi faccio vedere il panorama che abbiamo. Allora, oggi siamo a novembre. Io mi ero dimenticato della nebbia, ma è arrivata anche qui in Veneto. Era da anni che non la vedevo. Però da qua, lì c'è Marostica, c'è il castello, di là c'è il Grappa, di qua c'è il Pasubio. Oggi non si vedono. Però questo è lo spettacolo che abbiamo anche qui all'esterno, con tutto quanto il quinto piano eventi, dove non solo faremo formazione, ma faremo anche degli eventi. Degli eventi non solo per gli assicuratori, ma anche per tutti quanti i clienti di Assimarostica e i potenziali clienti che abitano qui. E infatti oggi siamo qui per parlare di due aspetti. Il primo è quello che vi abbiamo anticipato ieri, che è di Mister Soldino. Sapete che anche durante la palestra noi parliamo di 5 macro target, anzi sono 3. Il primo grande target sono i genitori con figli minori. Però noi possiamo conquistare i genitori con figli minori partendo dai bambini, quindi agganciando i bambini. E se noi insegniamo tra l'altro i bambini a gestire correttamente la paghetta fin da piccoli, beh, possiamo essere realmente utili anche a livello sociale, possiamo fare grandi cose, veramente grandi cose. E dove possiamo lavorare su questo? Pensa a tutte le associazioni che ci sono sul territorio, alle squadre di calcio, di pallavolo, di basket, di sci, di quello che tu hai sul territorio e pensa a queste associazioni, a quante volte ti hanno chiesto i soldi di sponsorizzazioni. E invece di dare soldi di sponsorizzazioni a caso, come per avere un cartellone sul campo da calcio, tu puoi convocare tutti quanti i ragazzini con i genitori dietro, spiegare ai ragazzini in 5 minuti come funziona la paghetta, dare tutta una serie di gadget che noi stiamo costruendo, ad esempio il portamonete di Mister Soldino e il salvadanaio di Mister Soldino, e per la cassaforte invece c'è una soluzione specifica che è assicurativa, che per noi è il fondo pensione. E poi allontanare i bambini, metterli su un'altra sala e parlare ai genitori invece su quali sono i rischi che potrebbero non promettere la paghetta settimanale. Quindi ti invito a riguardare bene tutto il format di Mister Soldino, a inserire i dati anche per capire, per comprendere poi il video che c'è successivamente. Perché le persone che vengono qui a scuola, cos'è che vengono a fare? Non vengono a fare teoria. Oltre alla formazione, questa è una piccola saletta di formazione, di là c'è la cabina video dove sono loro a fare il video successivo a Mister Soldino, perché noi abbiamo bisogno di metterci questa faccia. Le persone sono stanche di grandi marchi finanziari, delle compagnie, c'è bisogno di mettere la faccia, e quindi qui diventa una cabina regia. Oggi è mancato Gigi Proietti, noi di sicuro non formiamo attori e non siamo nemmeno dei registi, però l'ABC di come si costruisce un video interessante per un target, questo lo possiamo fare. Con quale scopo? Qual è lo scopo ultimo? È sempre quello di prendere delle persone preeducate, interessate a ciò che facciamo, e farle sedere a un tavolo a parlare con noi, disposte a pagare per parlare con noi. Infatti, Salvatore, se ti metti qua, andiamo a quello che è l'oggetto di oggi. Perché tutti i tuoi clienti target non ti pagano la consulenza? È la domanda che io ho fatto all'interno del gruppo. E vorrei anche aggiungere, non ti pagano la consulenza ricorrente, quindi di anno in anno.
La settimana scorsa abbiamo fatto una piccola classe di scuola con 10 persone che hanno concluso il percorso e ho capito parlando con loro che c'è bisogno di andare in profondità su come si struttura una consulenza per renderla remunerata. Noi abbiamo degli assicuratori che si stanno facendo pagare la consulenza ogni mese e altri invece sembra che sia impossibile e quindi ho capito che c'è bisogno di andare in profondità. Perché dal 1° aprile, ragazzi, è una grandissima opportunità questa, cioè se IVASS mi imporrà di controllare di anno in anno che le soluzioni siano adeguate alle specifiche esigenze della persona, perché le specifiche esigenze cambiano, mutano con il tempo, ma questa è una grande opportunità e io posso farmi pagare se ho una struttura, se ho un sistema. E ne parlavamo anche, pensa a... Chi è che tiene il testamento? Chi è che modifica il testamento? Chi è che controlla i contributi se sono stati versati? Chi è che controlla la pensione di invalidità e inabilità superstiti? L'evoluzione. Se c'è un professionista, allora questo è giusto che si faccia pagare di anno in anno, soprattutto se checca, se controlla di anno in anno con un processo tutti questi argomenti che dopo la salute è il check più importante che una persona dovrebbe fare. E vi ho fatto... Fare, ho fatto questo sondaggio sul gruppo Facebook e non pensavo perché abbiamo superato le 100 votazioni. Allora, votazione numero uno, perché non ti fai pagare? Perché non hai una consulenza strutturata. Me l'ha nominato il 46, 46 voti ha preso, quindi ho compreso, vi ringrazio perché è vero, c'è tutta una struttura complessa che adesso io andrò a definire e vi farò una grande sorpresa. Due, perché ti mancano dei pezzi del processo? È sempre collegata alla struttura. Ci sono una struttura, una macrostruttura con dei pezzi. Sono tutti quanti conseguenziali che bisogna seguire per forza per portare appunto la persona a dire. Sono interessato a questa cosa, caspita se sono interessato. Mi interessa e sono anche disposto a pagare per avere queste informazioni. Quindi dimmi cosa devo fare per venire in consulenza da te. Poi la consulenza deve avere una vera e propria struttura, cioè quindi che dati devo raccogliere, come devo elaborare, qual è il risultato che la persona deve ottenere per dire questa è una consulenza che vale. E quindi questi due pezzi si combinano. Terzo motivo è completamente diverso perché non hai il coraggio di chiedere i soldi. Ci sono tanti che non avranno mai il coraggio di chiedere i soldi, è un limite personale e non ci possiamo fare nulla. Però questo può essere anche superato solo ed esclusivamente attraverso, la maggior convinzione del risultato che voi potete raggiungere. Quindi questo per determinate persone è compromessa l'attività di consulenza, ma per altri invece se il coraggio manca perché ci sono dei pezzi ancora di insicurezza che si possono sciogliere, anche questo può essere eliminato. Quindi qui e qui mancano solo dei passaggi formativi. Qui è più una situazione, emotiva individuale che anche questa potrebbe comunque essere superata. Perché non hai sufficienti competenze? Queste basta acquisirle. E ragazzi, cioè, la palestra più la scuola più il master è un continuo competenze, quindi le competenze si apprendono, non è più un problema. Perché non hai un preciso target? Solo 4, fortunatamente, ecco, questo è fondamentale. Cioè, se io non stringo e non definisco il target, farò grande fatica a diventare il più bravo di tutti, addirittura facendomi pagare consulenza non solo a spot, ma di anno in anno. Hai iniziato a farti pagare ed è un altro sport, almeno una l'abbiamo ricevuta ed è Stefano Cappellini ed è vero ed è anche il motivo per il quale io organizzerò una giornata intera di corso, dato che probabilmente andremo verso un semi-lockdown, quindi io avrò un po' di tempo perché le classi probabilmente verranno interrotte e quindi ho pensato, ho deciso di organizzare un corso a pagamento, lo dico già. Dove sarà una giornata intensa per darvi tutta la struttura, tutti i pezzi del processo, farvi arrivare ad avere realmente il coraggio perché voi potrete fare la differenza sul territorio, le competenze si apprendono, il target si definisce per fare decisamente un altro sport, anche perché sono felice e nessuno mi ha risposto perché è impossibile farsi pagare la consulenza.
Personalmente conosco persone che incassano decine, se non migliaia, qualche centinaia di migliaia di euro di consulenza all'anno. E io non vedo perché noi che ci riempiamo anche la bocca, che siamo consulenti assicurativi, beh, il consulente assicurativo si deve far pagare la consulenza assicurativa, che non ha nulla a che vedere con elencare le garanzie di una polizza, leggere le condizioni di una polizza, ma è quelli di avere informazioni che altri non hanno, raccogliere informazioni, elaborare e dare risultati che quel target di persone non trova da nessun'altra parte. Quindi stai all'occhio, segui la palestra perché mi sa che in settimana definiremo già la giornata dedicata a tutti questi passaggi che terrò sicuramente durante il mese di novembre. Ti auguro una grande settimana e alla prossima. Ciao!